È tutto pronto per Saltarua, che anche quest'anno torna con musica, arte ed enogastronomia. Si parte venerdì. Sì, e quest'anno saranno due serate, venerdì 5 e sabato 6 luglio, proprio in occasione di Pesaro, capitale della cultura. L'evento è organizzato dalla Proloco di Saltara col patrocinio del Consiglio regionale delle Marche e del Comune di Colli al Metauro. Sarà possibile venire a partire dalle ore 19.30 per degustare i menù tipici della Proloco e prendere parte, vedere la mostra della Galleria degli Artisti che sarà sotto i mercati coperti. Quest'anno avremo artisti anche di spessore internazionale e inoltre sarà visitabile un piccolo mercatino artigianale. Per raggiungere Saltara è stato predisposto anche un servizio di bus navetta. Sì, è previsto il bus navetta a partire da Calcinelle come tutti gli anni e quest'anno, appunto in occasione di Pesaro, capitale della cultura, sarà previsto il bus a partire anche da Pesaro, Fano e Urbino. Vi aspettiamo venerdì e sabato a Saltarua. Susi, invece chi saranno i protagonisti dei concerti? I protagonisti quest'anno saranno tanti, avremo ben 7 concerti. Cominciamo il venerdì con 2 concerti all'interno del borgo medievale, i Dog e Mosquito Boogie, che fanno delle sonorità blues, e i Cantastorie, che invece sono un duo che rifaranno un pochettino tutti alcuni classici italiani del cantautorato, da Battiato a De André. Poi alle 22 sul palco principale abbiamo Nada, che non ha bisogno di presentazione, è una voce iconica italiana e ci presenta uno spettacolo in duo, è accompagnata dal chitarrista Andrea Mucciarelli, che è un chitarrista talentuoso della scena senese. Presenterà i suoi grandi classici, da Amore disperato a Luna in piena o Senza un perché. Passiamo quindi a sabato con 3 gruppi all'interno del borgo, i Duo do Sol, che sono un gruppo dal ritmo brasiliano, Anissa Guizzi in trio con delle sonorità mediterranee e Pablo Corradini trio che ci presenta della musica del tango argentino e non solo. E sul palco principale, sempre alle 22, è Eugenio Bennato con lo spettacolo Musiche dal Mondo. Eugenio Bennato è un grande esponente, compositore, musicista e grande esponente della musica popolare ed etnica, ormai con una carriera trentennale alle spalle, quindi siamo sicuri che sarà un bello spettacolo e divertente.